Beh, posso dire soltanto che il destino a volte può essere beffardo. Benvenuti cari lettori, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Venite un po' più vicino perché oggi parliamo del destino di Dylan Dog, cosa succederà? Ma soprattutto, visto che ne abbiamo già parlato, parliamo del progetto X per parlare del destino di Dylan Dog, perché io sono convinto, ma d'altronde ce l'hanno detto, che il progetto X è una parte importante di quello che sarà Dylan Dog. Riassunto delle puntate precedenti. Succede che a un certo punto il curatore di Dylan Dog tira fuori la bomba e dice: ragazzi, Dylan Dog tornerà al classico. Fatto che è uscito fuori grazie allo speciale di Alessandro Bilotta e di Nicola Mari, il progetto X, che non è più del pianeta dei morti, ma poi vedremo anche questo, e fatto che viene fuori anche dall'ultimo preview di Bonelli, quello dei numeri degli albi di novembre. Ci sarà un Color Fest e la prima di tre storie che dovranno portare a un ritorno al passato di Dylan Dog. Questo perché, per stessa ammissione appunto del curatore, la casa editrice ancora non dice nulla, Sergio Bonelli editore ancora non dice nulla. Per bocca del curatore, Tiziano Sclavi, lo stesso Tiziano Sclavi, vuole riportare il personaggio a quello che era. Vuole riportare la narrazione a quello che era. E quindi, eccoci qua, a cercare di capire perché questo progetto X è così importante. Io già ci ho fatto un video breve, nel quale più o meno vi ho detto qualcosina. Io spero che i video brevi vi piacciono perché per me sono importanti per coprire un po' tutto quanto quello che leggo. Non posso fare un video lungo per ogni cosa che leggo, per ogni cosa che vi vorrei portare, e quelli sono molto più puntuali. Ma da quest'anno rinizieranno i video lunghi slegati dalle live. Voglio fare appunto dei video un po' più lunghi, come questo, come quello che avete visto su Dylan Dog, come il trailer reaction di Dampir, in modo tale che ci sia un po' più dialogo, perché capisco che in tanti video brevi non li guardate proprio perché volete un altro tipo di dialogo, e questo è giusto. Mancava anche a me, ve lo devo dire in modo molto sincero, mancava anche a me. Allora, torniamo a questo pianeta dei morti che non lo è, il progetto X. Questa storia, della quale parlai con Bilotta già parecchi mesi fa, non è propriamente del pianeta dei morti. Perché? Beh, perché è ambientata molto prima, in un'epoca molto precedente, ma non sappiamo se nello stesso universo, stesso metaverso, multiverso, quello che volete, non sappiamo se è lo stesso Dylan Dog. Ma di che cosa parla la storia? La storia parla di come i due fratelli X si sono incontrati, vuol dire due fratelli che si incontrano, sì, perché in realtà sono fratellastri. Uno dei due è il fratello adottivo, ed è molto particolare. Non vi farò spoiler, non vi voglio fare spoiler, perché è fondamentale che la leggiate da soli. Vi dico all'inizio del video, non ve lo dico alla fine, ve lo dico adesso, tanto so che tantissimi di voi continueranno a vederlo, che non è importante aver letto altro per capire il progetto X, ma è dannatamente bello leggere il progetto X dopo aver riletto tutta la saga del Crepuscolo, che adesso vi dico. Io ho fatto così. Ho letto il progetto X subito, senza aver letto nient'altro, soltanto con le reminiscenze e i ricordi di roba uscita 35 anni fa. E devo dire, l'ho apprezzato, mi è piaciuto. Però, proprio questa mattina mi sono riletto tutta la saga del progetto X e qualcosina in più che vi dico.
e poi mi sono riletto il progetto X. Velocemente, non sono andato lì, ho saltato anche qualche balloon, devo essere molto sincero, ma mi ha dato una bella rinfrescata e ci ho capito molto di più. E, ragazzi, l'ho detto all'inizio, il destino è beffardo. Ci arriviamo, eh. Ci arriviamo. Perché veramente mi ho detto, ah, se l'avessero studiata non sarebbe andata così, però ci arriviamo. Allora, innanzitutto, vi consiglio di recuperare ovviamente tutti gli alberi del crepuscolo, che sono il 7, il 22, il 57 e il 238, rispettivamente. La zona del crepuscolo di Sclavi, Montanari e Grassani, il tunnel dell'orrore di Sclavi, Montanari e Grassani, Ritorno al crepuscolo, Sclavi, Montanari e Grassani. E l'ultimissimo, il 238, Gli eredi del crepuscolo di Masiero, Montanari e Grassani. Fra questi, però, c'è anche un'altra cosa che dovete leggere, che è questo qui, che è importante, che è il numero 14, che arriva subito dopo questo qui. Sì, lo so, è distrutto, però, che ci vogliamo fare? Così ce l'ho dopo il terremoto, e così me lo tengo, anche perché è un ricordo particolare. Dovete leggere anche fra la vita e la morte, perché, beh, perché parla dell'altro fratello X. Alessandro Bilotta, nel progetto X, il progetto X fa un lavoro sopraffino, e questo è evidente anche perché riesce a ricreare insieme a Nicola Mari una tavola in particolare che noi avevamo già visto nel primissimo La zona del crepuscolo, disegnata da Montanari Grassani, che disegnata molto diversa, ve la faccio vedere qui, disegnata molto diversa perché ovviamente sono molto diversi i disegnatori, gli artisti, ma comunque ci sta tanto bene. Perché? Beh, perché Bilotta riesce in poche tavole a ridarci quell'immagine, quella sensazione, a farci capire che stiamo lì, a farcelo ricordare. Non so se avete visto Ritorno al futuro, no? In Ritorno al futuro 2 ci sono una serie di intrecci di Martin del futuro che vede Martin del passato. È uguale. Non è proprio così. Ho detto è uguale, ma non è proprio così. È uguale nel senso c'è la stessa intensità nel ricostruire la storia da parte di Bilotta di quella appunto che aveva ricostruito Robert Zemeckis nel famosissimo film degli anni fine 80. Parliamo oltretutto, parlando del ciclo del crepuscolo, della zona del crepuscolo, parliamo di un albo così embrionale. Gli albi così embrionali 7, 14, 22, che addirittura nel 7 di Landog non c'aveva ancora il quinto senso e mezzo, c'aveva il sesto senso. E mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa, perché poi si capisce anche come i personaggi vengano piano piano smussati, ricevono anche quelle attenzioni in più, ci fanno capire anche come i famosi primi 100, raga, non erano perfetti. Noi ce li immaginiamo perfetti perché era un'altra epoca, abbiamo tutto quanto quello sfumato, quel vaporoso, no, di una lettura fatta tanti anni fa in altri ambienti, in altre epoche, in cui noi potevamo essere focalizzati solo su quello. Invece adesso, quando vai a leggere le cose, hai 100.000 pensieri ed è difficile anche restare attenti, restare precisi su quello. Ma non divaghiamo. Ora, questo progetto X appunto inizia parlando dell'infanzia di questo dottor, no, dell'infanzia, della vita di questo dottor Bauer, che è esattamente come noi ce lo immaginiamo dal primo, La zona del crepuscolo. Come si chiamava? Inverniti, una cosa del genere. Io poi coi nomi, come
con i nomi sto veramente messo malissimo. Dicevo, questo progetto X parte appunto dalla consapevolezza, no, di tutta quanta questa bibliografia precedente. Quindi ci sono tutta quanta una serie di riferimenti nel titolo di appena uscito, nello speciale appena uscito di Bilotta e Mari, che noi poi ritroviamo. La stessa Opal, alcuni personaggi che appunto fanno riferimento al passato, anche degli avvenimenti che arrivano subito nelle prime pagine. E ve ne accorgerete, no? Che sembrano stranissimi se si leggono senza aver riletto La zona del crepuscolo. Rileggendo bene La zona del crepuscolo si capiscono meglio. Ce n'è uno in particolare che riguarda il protagonista, e questo Dotto Bauer, Dylan Dog, questo Dotto Bauer. Tu dici, ma come può essere? Beh, una volta che succede quello è finito. No, no, no. Poi lo scopriamo anche col progetto X, ma è un po' più complicato entrarci dentro. Quindi Bilotta in questo caso ha fatto un ottimo lavoro di riproposizione, di rilettura dei titoli di Sclavi. Ha fatto veramente un ottimo lavoro in questo senso. E Mari ha fatto un ottimo lavoro perché? Beh, perché tutta la saga del Crepuscolo è stata tutta disegnata da Montanari e Grassani. Che raga, lo sappiamo tutti, ha uno stile totalmente diverso da quello di Nicola Mari. Eppure, non cozzano. Io vi ripeto, le ho lette in questo modo e mi ci sono ritrovato. Anche perché poi è la storia quella che ti attira. Poi, che i volti siano fatti in modo diverso, le tavole siano strutturate in modo diverso, non fa nulla. Anzi, ho trovato anche il progetto X particolare perché se vi andate a rileggere questi albi così vecchi, i balloon sono presentissimi. Ci sono dei muri di balloon che ti tolgono la vita. Invece, nel moderno progetto X, appunto nello speciale di quest'anno, no, la lettura è molto più veloce, molto più scorrevole, nonostante le 168 tavole, al contrario delle 98. 6, 98, non so mai quante tavole sono, un Bonelli di preciso, quindi un terzo di meno, più di un terzo di meno. Beh, scorre molto più veloce lo speciale Bilotta Mari, piuttosto che questi di Sclavi, e non sto di niente di che, perché comunque il muro di Balun c'è tanto tanto scritto. Che altro? Una cosa importante quando andrete a leggere appunto il progetto, tutto quanto la saga del Crepuscolo, però è quella che riguarda il futuro di Dylan Dog. E io credo che non è stata scelta a caso, ma io credo che anche Alessandro Bilotta, che potrà confermare o ribaltare il risultato, ci ha pensato quando ha iniziato la saga del Pianeta dei Morti. Perché ragazzi, collima parecchio la figura del morto vivente con la figura protagonista della saga del Crepuscolo e quindi poi anche del progetto X. Collima parecchio il voler riscoprire questi due villain importanti per due modalità diverse, ma entrambi molto legati alla figura di Xabaras. Quindi alla figura del padre. Opal, nella zona del crepuscolo, no, X, uno dei due fratelli X, la trasforma completamente, perché è una donna completamente sfigurata nella zona del crepuscolo. Ragazzi, fumetti di 30 anni fa, permettetemi qualche spoiler. Nella zona del crepuscolo è completamente sfigurata, difatti c'è tutto quanto un mantello, non si fa vedere. X la trasforma in Morgana. Quindi qui torniamo veramente agli albori di Dylan Dog. Dylan Dog nella saga del Crepuscolo
beve alcol. Quindi non ci dobbiamo stupire di tante cose. Quello che ci deve lasciare stupefatti invece è come il pianeta dei morti possa confluire in modo assolutamente interessante in questa lettura. Quello che però mi lascia perplesso, ovviamente, è che il pianeta dei morti, in ordine cronologico, un annetto fa, un annetto e mezzo fa, ha iniziato la sua stampa in cartonati. Quindi questo progetto X non potrà entrare all'interno di questa saga in cartonati in ordine cronologico. E forse non ci potrà entrare anche perché non è pienamente all'interno della saga. Però, se ci fate caso, se la leggete bene, è un ottimo inizio di questo tipo di cosa, perché alla fine di tutto, quando noi parliamo di gli eredi del crepuscolo, Dylan Dog non è più il Dylan che noi conosciamo, ha una divergenza. In uno è mesmerizzato, nell'altro no. Ora, spieghiamo in due parole che cos'è questo mesmerizzare, lo dico pure male probabilmente, praticamente una sorta di ipnosi, e lo dice anche nel progetto X, uno dei due fratelli X era espertissimo di questa tecnica, descritta anche in una delle novelle di Edgar Allan Poe, ovviamente Sclavi, ha utilizzato quell'idea in questi albi, in questa saga del Crepuscolo. Tecnica che prevede praticamente una sorta di ipnosi del paziente prima, subito prima della morte, e poi il risveglio dell'ipnosi dopo la morte. Questa cosa qui, secondo la storia, dovrebbe tenerti in uno stato, appunto quello crepuscolare, in cui la morte ancora non arriva e tu la attendi, e la attendi praticamente in eterno. E quindi non muori mai, oppure muori dopo tanti 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 anni. Poi durante le varie tappe, i vari albi, si è sviluppata molto quest'idea, si è sviluppata, abbiamo conosciuto molto del paese in cui X Inverniti, mi pare che si chiamasse, scusate ma veramente non me lo ricordo, in cui X andava a lavorare, facciamo così. Apriamo l'albo che vi dico esattamente come si chiamava il posto. Cosa bella di tutta quanta la saga della zona del crepuscolo, per esempio, è che inizia più o meno allo stesso modo. Molto 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 carino questa cosa qua. Allora, vediamo un attimo. Come si chiama sto coso? No, non c'è scritto. Allora, chilometri di distanza. Inverary si chiama il posto. Non ci sarei mai arrivato, nonostante l'ho letto stamattina. E quindi, entrare appunto in questo Inverary ti portava comunque a avvicinarti a questa sorta di pianeta dei morti, in cui ci sono persone che non sono morte, ma non sono completamente morte, sono lì, appunto, e che si decompongono proprio come il pianeta dei morti. E noi sappiamo che nel pianeta dei morti, a un certo punto, i morti viventi iniziano ad acquisire una intelligenza propria, riescono a parlare, a colloquiare, molti non sono neanche aggressivi. Quindi, forse Bilotta sta studiando qualcosa appunto per inserirsi lì dentro. Ma a tutto questo si aggiunge anche un'altra cosa importante. Il Dylan mesmerizzato, se si dice così, perché tutti questi termini complicatissimi. Comunque, il Dylan che ha subito questa sorte, noi lo vediamo anche nel progetto X.
ed è appunto l'escamotage studiato per permettere di andare oltre alla quinta tavola, mi pare una cosa del genere, altrimenti lì sarebbe finito tutto. Quindi, che Dylan ci aspetta dopo il progetto X? Che Dylan ci aspetta in questo Color Fest? Un ritorno al passato? Ma un ritorno al passato quello vero. Cioè un ritorno al passato precedente quello del curatore attuale, di Roberto Recchioni. Perché è un Dylan che è assolutamente precedente alla sua gestione. Non c'è Rania, non c'è Carpenter, Block ancora sta lavorando, c'è ancora Lord Wells, ovviamente Ghost non si sa neanche chi è. Lo vediamo anche all'interno del progetto X, in cui a un certo punto c'è un ragazzo che fa una strage all'interno di un parco dei divertimenti. Quello già è successo nella zona del crepuscolo, mi pare il tunnel dell'orrore. Il tunnel dell'orrore. Già è successo lì. E Bilotta ce lo ripropone perché ce lo deve riproporre per farcelo capire. Quindi l'escamotage è quello. Ora, Bilotta a me disse che lui impiega un anno per fare lo speciale. Non riescono a farlo in meno di un anno, non ce la fanno. Lui e il disegnatore che a sua volta gli viene assegnato. Quindi, andando indietro di un anno, all'anno scorso, quando era... No, andando indietro all'anno scorso, noi possiamo capire che già alla fine della stesura, già forse prima della fine della stesura del suo precedente Pianeta dei Morti, già in Bonelli avevano detto: guarda, per l'anno prossimo ci serve questa cosa qui, che è una cosa particolare, è una cosa molto particolare, perché tu, riprendendo la zona del crepuscolo, devi iniziare la transizione che ci riporta a un Dylan Dog old style, al classico. Dylan Dog di Tiziano Sclavi. Particolare, particolarissima. Riazzerare tutto. Ora, io onestamente non so il Color Fest e questa trilogia di albi sceneggiati. Il soggetto non è di Recchioni, sceneggiati da Roberto Recchioni. Come saranno? E che cosa porteranno per essere più sicuri, ce lo andiamo a vedere però perché è bene anche beccare le fonti giuste. Nuova finestra. Perché mi rimangono sempre dietro questa cosa qui? Vabbè, poi lo vediamo. Allora andiamo a vedere il preview, così me lo riprendo bello preciso, il preview, e vi dico che cosa diceva per quanto riguarda Dylan Dog. Allora, Dylan Dog, succede questo, il 435, che è il primo Dylan del ciclo, del miniciclo, è un Dylan il cui soggetto è di Claudio Lanzoni. Invece, la sceneggiatura è di Roberto Recchioni. E i disegni sono di Giorgio Prontrelli. Stessa cosa, il Color Fest, il numero 43, Utopia Modulare, è di Roberto Recchioni e da Rosicchio. E i disegni, appunto, stessa cosa, sono di Giorgio Prontrelli, anche i colori. Ora, questo Color Fest, la sinossi dice così: l'orrore di una realtà modulare, di una gelida asettica impersonale esistenza. L'indagatore dell'incubo si ritrova a vivere nell'universo IDEAC, dove anche i comportamenti, le relazioni, i sentimenti, le pulsioni appartengono a un catalogo predefinito e dove non a caso la Bodeo di Dylan è stata sostituita da un trapano. La Bodeo è la pistola. Questo potrebbe essere appunto un universo alternativo in cui Dylan è differente e anche qui ci potrebbe essere un ricongiungimento a quello che è il Dylan classico, con tutti i suoi,
puntini, tra virgolette. Invece il Dylan, quello della serie regolare, quello della trilogia, che oltretutto non sappiamo neanche se è una trilogia effettiva o sono tre numeri che hanno unito, come fecero il 418 e 419, non so se vi ricordate, con il detenuto e l'altro, il processo, non mi ricordo benissimo come si chiama. Questo qua, 2:00 AM, il 435, dice: il primo capitolo di una trilogia destinata a sconvolgere nuovamente la serie. Il mio mondo sta sfaldandosi, le incoerenze del tessuto narrativo si replicano come una massa tumorale in espansione. Tutti i miei calcoli erano sbagliati, dice John Ghost, mentre una versione di Dylan Dog del passato si presenta a Cramer Road, lasciando un pacco enigmatico, un pacco di enigmatiche foto, e la morte torna ad aggirarsi per le strade londinesi. Ora, un po' di tutto e un po' di niente, sta cosa. Ovviamente tornerà John Ghost, ovviamente John Ghost però avrà il ruolo appunto di ritraghettare. Mentre nel ciclo della Meteora John Ghost era il Deus Ex Machina, no? Il personaggio che tutto poteva, che succedeva di tutto, ma lui aveva il suo percorso. Qui probabilmente capisce che il suo percorso non è stato, non era l'unico, non era quello corretto. Quindi vedremo se riattaccheranno la testa a Tiziano Sclavi questa volta. Quello che vi posso dire dopo un sacco di minuti di video, perdonatemi, però è che il destino è beffardo, perché si è scelto, adesso non so chi l'ha scelto onestamente, di tornare al Dylan classico facendo gestire questa cosa qui al curatore che per 10 anni ha sperimentato altro e che era arrivato per sperimentare altro. È beffardo perché si inizia questo ritorno al classico una storia di Bilotta, di Alessandro Bilotta, e raga, non ci nascondiamo, c'è da sempre un certo dualismo, no? Ma c'è sempre fra due autori molto molto importanti per il personaggio. Ed è beffardo perché Gli Eredi del Crepuscolo, che è l'ultimo tassello della saga del Crepuscolo, è di Michele Masiero. E il direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore. È beffarda sta cosa, assolutamente beffarda. Chi se la sarebbe aspettata? Chi si poteva aspettare che dopo tutto questo tempo a dire voglio un Dylan differente, poi si sarebbe tornati al classico con una delle saghe più conosciute, più emblematiche, più complesse di Tiziano Sclavi, con albi disegnati tutti dagli autori più classici in assoluto di Dylan Dog, Montanari e Grassani, e con l'ultima apparizione scritta appunto da Michele Masiero, colui il quale, e questo lo voglio ricordare perché è importante, anche i gesti sono importanti, Roberto Recchioni disse che gli aveva fatto passare qui su quello che poi sarebbe stato i tre Dylan su Vasco Rossi. Il destino è beffardo. Vedremo, ragazzi, vedremo come saranno questi altri Dylan Dog. Io vi esorto a dare una possibilità al progetto X, perché è un bel fumetto, perché comunque è un fumetto che dà da pensare, dà da riflettere, e perché è un nuovo inizio. Un nuovo inizio che sa di classico, un nuovo inizio che sa di Dylan Dog questa volta, veramente. E speriamo in questi 4 albi che dovranno uscire, che riusciranno a convincere tutti, ma soprattutto speriamo che riescano a convincere il curatore, che probabilmente non li avrebbe mai voluti scrivere. Ragazzi, voi che ne pensate? Ci leggiamo nei commenti. Io posso solo pensare che il destino è beffardo. Ciao belli.